assolutamente breve, perché l'esposto cautelativo non fa altro che raccogliere tutti questi dati e queste legittime preoccupazioni che sono state esposte questa mattina. E l'esposto cautelativo dice tutto già soltanto nell'intestazione del destinatario. Sarà la Corte dei Conti che queste cose la Corte dei Conti Ligure, la Corte dei Conti Sezione Autonomie Centrali, perché la stessa Corte dei Conti non solo le sa, ma le ha anche avallate. Ha avallato la preoccupazione delle province, ha detto chiaramente che è una situazione insostenibile, ha detto chiaramente, e qua viene citata la delibera del 2015, che le province in questo sistema e con queste modalità non possono più continuare a dare i servizi che la legge gli ha assegnato. Quindi la Corte dei Conti più che altro riceve questo esposto per conoscenza. Sappiatelo che siamo sempre nella stessa situazione. Lo riceve la prefettura perché la prefettura, quale organismo territoriale del governo, anch'essa sa della situazione delle province, sa dell'impossibilità di garantire una manutenzione delle strade, una manutenzione degli edifici scolastici, anche l'ambiente, viene sottolineato anche la gestione ambientale, la gestione dei rifiuti che forse la gente, il popolo ignora, ma è ancora tutta a capo della provincia, oggi se ne è parlato poco, ma tutta la gestione ambientale è in responsabilità dell'ente provincia, che lo ricordo per inciso, ma lo richiamerò dopo quando parleremo di responsabilità. Oggi la provincia significa i sindaci, oggi la provincia significa ogni sindaco di ogni comune di questa provincia. Anche l'ambiente è una partita che dovrebbe essere finanziata, che è fondamentale, che viene lasciata alla provincia. Fatto nuovo che l'UPI, l'Unione delle Province Italiane, ha chiesto, e la provincia di Imperia ha correttamente risposto, lo manda anche alla Procura della Repubblica. La provincia di Imperia si muove come si muoverebbe un buon padre di famiglia che dice: attenzione, ti faccio una denuncia di danno temuto. Non c'è il danno perché la provincia le ha fatte di tutte, si è venduto tutto, la strada dei fiori, ha fatto un predisesto e la Corte dei Conti gliel'ha accolto, quindi si è rimessa in riequilibrio, ha dimezzato le spese, il personale, per i primi 2 anni di cui alla delibera e alla manovra finanziaria 2014 è riuscita a rientrare, siamo al terzo anno, un raddoppio delle spese, al terzo anno non ce la fa più. Allora cosa fa? Attenzione, denuncio un danno temuto. Potrà capitare che le strade veramente dovranno essere chiuse, potrà capitare che gli edifici scolastici non avranno il riscaldamento perché non ci sono i soldi, non ci sono i soldi, come dice il ragioniere, perché neanche ce l'ha sottratti lo Stato, proprio non ce l'ha fatti neanche arrivare, le ha prelevati alla fonte. E allora la Lupi ha diramato una bozza di esposto cautelativo, non a caso chiamato esposto cautelativo, non è una denuncia, non è un'autodenuncia, perché fino adesso la provincia ce l'ha fatta, questa provincia e anche le altre province. Io personalmente ho sentito le province di Biella, le province di Asti, le province di Chieti, tutta Italia, 76 province, per quanto mi consta la gran parte di questi sta presentando alle prefetture di tutte le province questo esposto cautelativo. Certo, noi l'abbiamo anche personalizzato perché la provincia di Imperia, si può sempre distinguere forse, ha un aggravante in più. In questi 2 anni la provincia di Imperia, quel predisesto che la ragioneria ha predisposto, che tutta la provincia ha patrocinato alla Corte dei Conti, si è messa in riequilibrio. Cioè, nonostante nei tagli la provincia di Imperia e quelle altre poche 7 province d'Italia che erano riuscite così virtuosamente a rientrare, sono state oggetto di ulteriori tagli. Invece di dire va bene, siete in una situazione di rientro, non partecipate ai tagli, non partecipate al prelievo a base nazionale, no, ha detto anche voi dovete contribuire con 14 milioni di euro. È come dire ad una azienda che faticosamente, chiedendo sforzo a tutti, azionisti compresi, gli azionisti che sono i cittadini, guardate che dovete rientrare, ce la facciamo, questi ci danno 14 milioni di euro da recupero. Le abbiamo provate tutte, finanziariamente, con i tagli, alla fine cosa ci rimane? Ecco perché sono rivolte all'ufficio legale, alle province d'Italia, e l'unica cosa da fare è quantomeno andarci a denunciare. Attenzione, infatti vedrete che nel risposta cautelativo, sempre che il Consiglio naturalmente lo approvi,
Personalmente penso che da un punto di vista anche strettamente di ricezione del destinatario, l'unanimità sarebbe una cosa che anche il signor procuratore, in riferimento per dire, tutti i sindaci si sono resi conto che effettivamente domani potrebbe esserci un danno. Andiamo a far presente proprio questo, valutare ogni migliore azione per verificare se vi sono state omissioni o azioni che possono determinare un danno patrimoniale, un danno erariale o financo, ma lo dico naturalmente soltanto come ipotesi, ma è un'ipotesi che si può stare, un illecito penale. Ricordiamo, qua lo scriviamo non per iniziativa nostra, ma proprio Variati, il presidente del Dubbio che se lo dice, che è stato introdotto l'omicidio stradale. È stato anche detto che c'è una diretta responsabilità da parte dei soggetti che non garantiscono questo tipo di precauzione affinché ciò non accada. Ma allora, se il governo ti dà la possibilità, pur dandoti le funzioni, di evitare un rischio così grave, attenzione, poi le responsabilità andranno domani anche accertate. Stessa cosa per gli edifici scolastici e in ultimo anche per il settore ambiente. L'ambiente, per adesso i rifiuti sono rimasti tutti in capo alla provincia, tutta la gestione dei rifiuti è stata posta in capo alla provincia. È troppo facile confermare quanto hanno appena detto, senza soldi non si fa